Chi ha studiato bene il nostro album ha visto che ognuno di noi ha dedicato una canzone a qualcuno. Sono state delle dediche un po' strane, un po' particolari. Forse qualcuno si è anche chiesto come mai. E allora questa sera siamo qua apposta per spiegarvelo. Come mai abbiamo dedicato queste canzoni e a chi. Prego. Buonasera a tutti, io ho dedicato questo album al mio primo allievo di batteria, un tal Simon Phillips, che essendo abbastanza dotato ora ha fatto un discreto successo in America con il gruppo dei Toto. Batterista dotato? Abbastanza, sì. Non sei tu allora? No. Io ho dedicato questo album all'Uomo Ragno perché da piccolo era il mio supereroe preferito e da grande avrei voluto essere molto come lui. Certo che c'è una bella faccia di culo, l'Uomo Ragno, poi si è vestito da Batman. E le avevano finite. La coerenza regna sovrana nei buio pesto. Io ho dedicato l'album a Frodo Baggins perché Aragorn non è un nostro fan. Lui ascolta musica celtica, credo. Certo che dare un anello a uno che si chiama Frodo e andarsela a cercare. Io ho dedicato questo album a Sedna, che è il 10° pianeta del Sistema Solare ed è stato scoperto il 15 marzo scorso. Mano in mano, almeno sul pianeta più lontano del Sistema Solare, riesce a prendere un po' di mousse. Guarda, domani vado a fare un sopralluogo, vediamo un po'. Io ho dedicato questo album a Homer Simpson perché quando è seduto sul divano in mutande canottiere col telecomando in mano mi ricorda tanto mio papà. Sì, tu non sembri affatto Bart Simpson, però. Da cosa lo capisci? Manca qualche capello. Io voglio dedicare quest'album alla donna più bella del mondo, a Sandra Bullock. Basta. Perché quella volta che ci siamo incontrati. Sì. E volevo dirle una. Vaffanculo, va. Te le dediche io a Nobel. Scusa Fede, e questi qui chi sono? Sono personaggi famosi a cui io ho voluto dedicare l'album. No, qui non li ha mai visti nessuno, sti due, va? Ah, io li ho visti, guarda, una vita che li vedo. Sono la mia mamma e il mio papà. È loro questo applauso. Sono la V e G Ristrutturazioni. Approfittiamo per fare un po' di pubblicità gratuita. Ma non è pubblicità, semplicemente che ho comprato la casa. E loro gentilmente, per forza praticamente, non si sono proprio fatti volontari, me l'hanno rimessa a nuovo. Il mio babbo con le cuffie che camallava, la mia mamma per terra al pulire i pavimenti. Tutto gratis ovviamente. Gratis per forza, beneficenza, me la devo far fare anch'io alla fine poi. A parte gli scherzi, voglio dedicargli questo album e ringraziarli per l'opportunità che mi hanno dato di andare a vivere nella mia nuova casa con una persona che ogni mattina quando apro gli occhi mi fa prendere un ressato. Me manca un respiro e me tremano le gambe. Me pare sentire una buona voglia di sciame. Da questo sonno che mi vivo da me. So che a me vita l'è cambiata proprio quando ho visto lei all'estate una vigione. E un mattino le tue mille pulsazioni.
poca più che vi, oramai davvero so. Più che